Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Un saluto da Gigi e oggi siamo qui ritornati su Fortnite con una nuova Random Skin Challenge, che sarà con le nuove skin di My Hero Academia, dato che è iniziata la nuova serie da un paio di settimane e ovviamente sono uscite le nuove skin nello shop. Le tre nuove skin che sono uscite, ragazzi, sono Himiko, Dabi e Shigaraki. Questi ultimi due avrei voluto qualche stile diverso, ma ci accontentiamo così. E prima di continuare col video, comunque come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccando nei soggetti di Fortnite. Mi raccomando ragazzuoli, è davvero fondamentale per supportarmi, quindi controllate sempre che su supporto a un creatore ci sia scritto GGYT, tutto grande, tutto attaccato, anche perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo. Grazie però di cuore a chi lo farà, è fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto per non perdere tutti i prossimi video, lasciate un bel mi piace per supportare Random Skin Challenge e consigliatemene altre da fare sotto nei commenti. Oltre alle tre nuove skin ci ho voluto mettere in mezzo comunque sia anche Midori, essendo il protagonista. Con Dabi sarebbe stato perfetto il potere del fuoco di Avatar, che però purtroppo hanno tolto. In realtà faceva anche schifo, però almeno bene o male si addiceva, nonostante Dabi abbia le fiamme blu. E per protesta, ragazzi, con Dabi dovrò utilizzare il potere dell'acqua. Purtroppo non c'è più un punto fisso, da quello che so, e non c'è un NPC che lo venda, però è abbastanza facile da trovare in giro, quindi dobbiamo cercarne uno e utilizzarlo. Con Himiko, ragazzi, dobbiamo andare da Ade e prendere il medaglione di Ade, quindi praticamente cercare di avere il Siphon. Non ho trovato altre cose che possano avvicinarsi sia Himiko, quindi ci accontentiamo così. Con Midoriya, e non dico nient'altro, devo ottenere tutti e quattro i medaglioni. Chi ha seguito la serie e chi segue la serie sa che cosa voglio riferirmi, ma non voglio fare spoiler. Con Midoriya dobbiamo prenderci tutti e quattro i medaglioni, quindi tipo vado da uno e poi devo cercare di andare a prendere anche gli altri pushandoli, poi se qualcuno rimane fuori tempesta, amen. Con Shigaraki invece, ragazzi, devo andare a prendere la catena di Ade, da capire se andare anche con lui dal boss eccetera eccetera, e utilizzarla, visto che in questo momento è letteralmente rotta. Insieme alla catena posso utilizzare, diciamo, massimo un'altra arma. Detto questo, ragazzi, mettiamo il nostro skin casuale, ed è uscita proprio Himiko. E direi, dato che con lei dobbiamo andare direttamente da Ade e prendere il suo medaglione, magari ci facciamo una build in singolo, quindi solo build, bella difficile, eh? Iniziamo veramente con una challenge complicata. No, raga, cioè, nel senso, non mi era ancora mai successo in 20 anni che faccio le Random Skin Challenge, non mi era mai successa una cosa del genere. Erano rotte le Random Skin Challenge da un paio di stagioni, cioè che tu selezionavi una skin, poi te la cambiava in lobby, alla fine della partita non te ne faceva trovare altre, quindi era un po' un casino, ma così non mi era mai successo. Cioè, ha scelto una skin e poi entrando in game me l'ha totalmente cambiata. Quindi, raga, devo andare a prendere il potere dell'acqua. Il problema, ragazzi, è che io in base alla challenge che devo fare decido se giocare in build, no build, duo, squad, singolo. E mo il potere dell'acqua, mannaggia la miseria, in singolo build non sarà così facile da utilizzare. Ma a proposito, siamo sicuri che non ci siano NPC che vendano il potere? Mi sembra di no, però, ragazzi, purtroppo. Mi sembra proprio di no. Non dovrebbe esserci un modo per ottenerlo al 100%. Vabbè, ovviamente facciamo la challenge di Dabi, raga, per forza. Madonna, ragazzi, è che... No, raga, c'è di nuovo il bug con la mappa. L'avevano corretto il bug che se aprivi la mappa non ti si bloccava, diciamo, il personaggio, e invece mo è tornato. Vabbè, ovviamente, raga, per ora utilizzo tutte le armi che trovo senza alcun tipo di limitazione. Anche perché già sono stato scammato con la challenge in sé e non mi ha preso questi. E tra l'altro mi faccio subito perché c'è troppa gente. Allora, ciao bro, perfetto, ok. Dicevo, già sono stato scammato dal gioco. Almeno questo. Ovviamente poi una volta che prendo il potere inizio a usare solo quello, o meglio, non solo quello, quello e diciamo un'altra arma. Ma no, beh, oddio, solo un'arma direi di farlo solo con la catena di Ade. Per quanto riguarda questa challenge di Dabi, almeno altre due armi oltre al dominio dell'acqua me le devo portare, se no è davvero complicato. No, dai, va bene, facciamo solo un'arma. Un'arma e il potere dell'acqua, rendiamola davvero più complicata, se lo trovo, eh. No, raga, ho trovato la catena di Ade. Vabbè, sempre così, raga, trovo sempre quelle sbagliate. E raga, qualcun altro c'è per forza, che però qualcun altro che ha lootato molto male. Hanno lootato tutti malissimo. Cioè qua c'è una cesta aperta, ma queste altre due non le avevano aperte. No, passi, raga, eccolo qua, uno. Ma quanto cacchio ho laggato, raga. Cioè, un attimo prima che lui mi iniziasse a sparare ho laggato come un non so cosa. No, raga, c'ha la catena.
Raga, la catena è rotta. Ah, vabbè. Bro, fatti chiari, amicizia lunga, però. Un corno. Un corno. Ma salta! Ma chi ti ha detto di arrampicarti? Raga, è andata. Ah, mannaggia la miseria, mannaggia. A nascondino stava a giocare questo qua. Mo che skin ci capita? Mannaggia la miseria. Proviamo a mettere preparati Midoriya. Vabbè, proviamo a rimanere in solo build, va? Vediamo un po' che succede. Dobbiamo prendere tutti i medaglioni. Allora, ragazzi, ho tolto un attimino la cam perché, come vedete, mi è capitata Imiko. E quindi andiamo da Ade. Vedete? Vedete, mi è capitata lei. Quindi praticamente abbiamo lo scam della Random Skin Challenge. Però allora, sapete che faccio alla prossima? A prescindere, vado magari in duo no build. Cioè, questa ce la giochiamo in singolo build, appunto, anche perché sarebbe stata la sua challenge. La prossima, a prescindere da chi mi possa capitare, facciamo magari una duo no build, anche per variare un attimino. Ma io me lo sentivo, raga, per quello ho detto, vabbè, mettiamo pronto, andiamo avanti. Perché in realtà anche la challenge di Midoriya l'avrei voluta fare in no build, perché se devo andare a prendere tutti i medaglioni, in build è già un po' più complicato. Perdi più tempo nei fight, quando esce un medaglione ti vengono a pushare. Certe challenge sono più facili in no build, raga, non c'è niente da fare. Allora, con lei sono abbastanza libero a livello di challenge, devo semplicemente ottenere il medaglione di coso di Ade, appunto. Madonna, un blaster qui così, ma non lo piglio neanche, però, eh. Oh, attenzione, la catena la sto trovando sempre e ovunque. Quando mi servirà, perché magari dovrò fare l'altra challenge, non la troverò, ma sicuro proprio al 100%. Raga, c'è qualcuno che sta planando ancora. Ah? Ah? Ma dove... Cioè, dove è andata? Ma... No, ce l'ho scarica! Raga, non ci ho capito niente. Sì, vabbè, ho preso il coso. Fratelli. Raga, se sta scappando con quell'altro. Sì, vabbè. Mannaggia, ai muretti e quando te bloccano. Vabbè, raga, non conviene più andarla a seguire. Mannaggia la miseria, mannaggia. Lì ho preso tutto quel danno e mi sono panicato con quella bolla scudo. Incredibile, ho perso proprio un'occasione facile. Poi ho detto, sinceramente, avendo visto quanto è atterrato tardi, pensavo fosse un bot, quindi l'avevo anche un attimino sottovalutato. Raga, qualcuno ha sfidato Ade, però, quindi mi tocca andare, mannaggia la miseria. Allora, qua ci stanno i passi tutti gli scagnozzi. E non so... Ah, l'hanno proprio preso? No, raga, mi ha visto. Ma come cacchio ha fatto a salire più sopra? Ah, vabbè. Ma ce la fai a ricaricarti? No, non ce la fa il pump a ricaricarsi. Con 15 di vita? Sul serio? Con 15 di vita mi ha lasciato? È riuscito a farmi tutto sto danno, regà? Oh, madonna mia. Allora, sono scappato qua perché ho avuto la sensazione che qualcuno ci stesse comunque rincorrendo, eh? Allora, abbiamo il medaglione di Ade. Quindi la nostra challenge è iniziata bene. Ora però dobbiamo ovviamente provare a vincere la partita. Allora ci prendiamo ovviamente anche la mitraglietta mitica. Ripeto, prima sono scappato perché avevo paura che qualcuno ci stesse rincorrendo. E adesso devo assolutamente cercare delle vita, delle cure della vita. Medikit, delle bende. Alla ricerca, via. Chi cerca trova un bel medikit. Oh raga, comunque il gioco mi sta andando molto a scatti. Cioè, stanno succedendo cose veramente molto strane. Non che sia una novità, però oggi molto più rispetto al solito. Eccolo, il potere dell'acqua. Vabbè che prima abbiamo lootato poco, quindi ci sta che prima non l'abbiamo trovato, dai. Non possiamo lamentarci. No, raga, passi. E ha l'altezza soprattutto. Questo è qualcuno che sta cercando il medaglione, secondo me. Ha segnato i passi là sopra, penso. Eccolo, eccolo.
Mi sa che ha provato a spararmi con la Deagle. Sta là sopra. Oh mio Dio. Ma che mi ha fatto 58 di danno? Ma che mi ha preso pieno? Ma sul serio? Mi sa che mi ha preso pieno, regà. In headshot, scusate. Ma non ho sentito il colpo dell'headshot. Vabbè. Ah, io adesso faccio una bella cosa. Lui magari non se l'aspetta. Io faccio una cosa del genere. No, regà, l'ho lisciato. Devo caricare il pump. Ma con cosa spara? Oh mio Dio, ma perché fa sti scattini? Quando si distruggono le build, raga? O quando si builda soprattutto? Ok, bro, ti sei ricaricato le armi, ho sentito. Godo. Ma poteva farmi molto male, ragazzi. Poteva farmi molto, molto male. Ci facciamo al volo gli scildini. Purtroppo non riesco a fullarmi con la boccia. Però... questo dobbiamo... No, raga, si sta aprendo anche il bunker qui, raga. Quanto ho detto, raga? Non lo so. Però questo potrebbe essere un problema. Perché mo tutti vengono qua. Io non ho... Non sono full. Questo potrebbe essere un problema. Devo cercare di curarmi. Oddio, qui c'è una god chest. Speriamo bene. Diciamo che siamo abbastanza esterni alla safe. È un punto, boh, poco frequentato, tra virgolette. Quindi spero non ci venga nessuno a sto bunker. Però mai dire mai. Raga, allora, diciamo che queste me le faccio subito per sicurezza, eh. Vabbè, proviamo, ragazzi. Ci entriamo. Allora vai, modifichiamo le armi per lasciarle buone a chi mi sta per killare fuori da questa da questo bunker. Chissà se sarà soddisfatto di come l'ho modificata. No, anzi, mi prendo anche dell'oro, non glielo lascio. No, non lo so comunque, raga, non ho sentito nessuno arrivare. Però sicuramente se qualcuno è venuto si sarà accovacciato, quindi non l'avremmo sentito. Ok. No, per ora no. Vabbè, moriremo tra poco, ma non subito. Incredibile, siamo rimasti in safe fino a questo punto, raga. Davvero incredibile. Raga, abbiamo un medaglione qui che credo mi stia venendo... Oh sì, che mi sta venendo a cercare, raga. Sta proprio con la macchina. Cattivissimo. Cioè, proprio con la macchina sta arrivando. Oh mio Dio. Eccolo là. Ok. È sceso? È sceso. Oppure è andato avanti con la macchina. Non ci ho fatto caso. No, raga, mi sa che è andato avanti. Oh, allora non stava cercando me. Oh, vabbè. Io vado verso il centro safe allora. No, no, raga, quello con l'altro medaglione mi sta palesemente rincorrendo in qualche modo. Però prima mi ha totalmente perso. Non so come abbia fatto a perdermi. Ok, uno è appena sceso lì con le ali. Però non credo sia quello il medaglione. Penso sia qualcun altro col medaglione. Quindi c'è più di una persona qui. Perfetto. Direi di... Gente che plana, no buena questa cosa. E qua raga, pure gli altri col medaglione stanno venendo qua. Più gente col medaglione viene qua, più altra gente viene qua. E quindi potrebbe essere un problema. Ok, c'è una taglia qui a sinistra. Stanno sparando tra l'altro. Ah, non l'ho preso. Si sta curando. Ok, let's go. Mi sa che ho rubato la kill alla taglia, sapete? Mi sa che ho rubato la kill alla taglia. Cioè, alla mia taglia. Ma, regà, ma come me lo sta segnando questo? Perché me lo sta segnando così? Oh, vabbè, raga, non ci sto a capire niente. Cioè, perché sia la taglia che il medaglione? Ma il medaglione, ma non me l'aveva segnato qui a sinistra. Quindi quest'altro è un altro col medaglione. Sì, effettivamente nella partita sono stati presi tutti e quattro. Ma... Be back soon. Ciao, bro. È bella quella mitraglietta. Te la comprerei molto volentieri, però... Gioco con quella mitica di Ade, dai. No, raga. E ora mi ha visto, Mi ha anche pingato. Faccio una roba, raga. Questo è cattivissimo, Questo è proprio cattivissimo, ragazzi. Rendete conto? Di quanto è cattivissimo? Ah, io gli vorrei far fuori l'NPC. Però si è andato a metterla dentro lui, raga. Che devo fare? Madonna! Ma come ha fatto a farmi tutto sto danno? Ma non scherziamo. Dai, su. Madonna santa, regà. Ma stiamo a scherzare? Cioè, così al volo mi ha preso? Non... sì, raga, ma pure già trovato. Quante ne hai? Pure te ce n'hai 70 teste impulsi? No, raga, c'è pure uno lì. Ormai, raga, mi ha puntato. Non credo mi lasci andare per nessuna ragione al mondo. Ah... Sto pure a fightà con l'effetto della boccia. Non ci so fai da con l'effetto della boccia. Ma sapete che c'è? No! Un'altra ancora! Era un'altra ancora, regà! Io ve l'ho detto. Più medaglioni si avvicinano, più diventa ingiocabile. Vabbè, sì. Ancora, mi ha preso.
Mannaggia la miseria, ragazzi. Mannaggia, in 28 sono venuti. Torniamo in lobby, ragazzi. Vediamo che skin ci dà, ma ripeto, non la prenderei neanche troppo sul serio, perché potrebbe cambiare da un momento all'altro. Però direi che è di nuovo Midoriya, vabbè. Però direi che mettiamo 0 build in duo. Ok, già si è messo in duo. E vediamo in realtà che skin ci dà, perché ripeto, potrebbe anche non essere Midoriya. Sì, ragazzi, ho tolto nuovamente la cam per farvi vedere che sono nuovamente con lei e non con Midoriya. Però sapete che c'è? Io adesso gioco con come se fossi con Midoriya. Tradotto, mi sono rotto le scatole. Quindi andiamo al Monte Olimpo, che quasi sicuramente non ci verrà nessuno. Mi prendo il medaglione con cui mi posso muovere più velocemente. Poi vado da Ares sperando che qualcuno si sia andato a prendere Ade e Cerbero, e ce ne andiamo a pushare dopo. Quindi ovviamente, come vi stavo dicendo prima, non facciamo la challenge di lei, ma appunto quella di Midoriya. Anche perché sapete che quando mi ricapita la stessa skin due volte di fila, cambio challenge. Quindi anche adesso devo fare la stessa cosa sostanzialmente. Invece, raga, qualcuno da Zeus stavolta c'è venuto. Mannaggia la miseria, non ci viene mai nessuno, non ci viene. Sì, dovrei fare le missioni, ragazzi, ma ancora non ho avuto il tempo. Raga, passi qui. Lisciato, purtroppo. Sta scappando il bro. Ma non abbastanza veloce. Non abbastanza veloce. Lo Spider-Man, quindi... No, però non era il compagno. Mannaggia. Non era il compagno, ragazzi, purtroppo. Va bene. Raga, sto a trovare solo DMR in ste chest. Maledizione, pure nella partita di prima. Allora, altri passi qua. Oh mio Dio. Ok. Raga, mi devo anche sbrigare in realtà ad andare a sfidare. Ma adesso sta fermo. Raga, ma stava fermo. La catena. Allora. A un certo punto ci stavamo lisciando a vicenda, perché ci stavamo lisciando a vicenda, però va bene lo stesso. Allora, questa la devo cambiare, raga, perché sto finendo i colpi. Da dietro. Ok. Ok, ma no, raga, cioè la catena è troppo... La catena mentre nuoti non la puoi usare, giustamente. Io nuotavo e non mi funzionava. Quindi invece di fare errori, togliamo e prendiamo il pump. Allora, hanno preso quello di Ade! Alla grande, raga, perfetto. Hanno preso proprio quello che dovevano prendere. Almeno Cerbero è un po' più centrale, lo possiamo prendere anche dopo noi se nessuno ci va. Ok, allora, sfidiamo il buon Zeus. Prima apparirà lui. È un po', raga, che non faccio challenge con i boss così, che li devo prendere un po' tutti. Come mi ha preso? Ma che mira c'hai? Cioè, l'NPC di Zeus, ragazzi, c'ha una mira migliore della mia. Ah, vabbè. Ah, vabbè. No, raga, no. Come scarico? Non mi sta sparando il pump, raga. No, ve l'ho detto, oggi sto avendo dei seri problemi, Oggi sto avendo dei seri problemi al game, ragazzi. Oggi sto avendo dei seri problemi al game, purtroppo. Ah, facciamo così. Così, e poi ci dobbiamo sbrigare, perché questi, raga, laserano davvero più di me. Devo ricaricare. Ok. Ah, buon un attimo. Dai, quando torna Zeus, su? Quando torna Zeus, adesso? Sì. Arg! Ah, no, solo A! Come? Ma anche la mitraglietta era mezza scarica. Ah, vabbè. Comunque qualcuno ha usato una zip. Sta cosa non mi piace. Aia. Ah, pure questo era scarico, raga. Mannaggia la miseria. Contro gli NPC è un macello. Allora, come minimo, dopo che ho ucciso Zeus, non voglio fightare per un quarto d'ora. Si è fermato? Che si è fermato, raga? Vabbè, gli MR mitico per ora ce lo prendiamo, solo perché non è che abbia altre armi incredibili. La banana una me la mangio, e questo me lo faccio, così corriamo ancora più veloci e saltiamo ancora più in alto. Ok, raga, dobbiamo andare da Ares, che non hanno ancora sfidato, e purtroppo però Cerbero è fuori safe. Questo potrebbe essere un bel problema, ragazzi, Questo potrebbe essere un gran bel problema. No, raga, passi. Ma perché non avete sfidato Ares allora? Raga, io però mi devo sbrigare, quindi intanto... Ma meno male che non mi ha sparato, raga. Ma perché non mi ha sparato? Mentre stavo... Perché quando fai l'animazione, raga, stai... No, ragazzi, Raga, ogni tanto sto pump non spara, raga. Cioè, non so se a questo punto sia un problema del pump e non della... del gioco. Potrebbe essere un problema del pump a questo punto.
Comunque le armi Star Wars sono troppo comode per far fuori gli scagnozzi, quindi per adesso utilizzo un attimino loro. No raga, ma a sto punto il pro... No, adesso ci penso, raga, è il pump allora. Sono un po' di giorni che mi dà problemi sto pump. A volte non mi spara proprio. Come se tipo si inceppasse, tra virgolette. Vabbè, allora, dai un po', signorino Ares. Dai, dai, dai. Su, sbrighiamoci. Oh, allora, uno, due, tre. E quattro te li prendi tutti. Oddio, quella scarica. Ok. Allora, mi concentro sempre sul boss, raga, perché così almeno poi facciamo fuori tutti. Facciamo così, la boccia, ok. No, facciamo due bocce senza scildini, giustamente, direi. Perfetto. Ah no, il medikit, raga. Mi prendo il medikit perché se dobbiamo andare da Cerbero l'hanno sfidato. Godo, raga. Godo. E allora no. E allora mi tengo due... No, mi tengo i medikit, raga. Perché nel dubbio, se poi, boh, per qualche strano motivo il medaglione rimane fuori tempesta o comunque fuori safe, è un problema. Quindi dobbiamo andare qua, raga. Via. C'è un team che si è bombato prima Hades ed è andato da Cerbero. Quindi in realtà dobbiamo stare anche molto attenti. E io non ho un pump, bene. Effettivamente, raga, tra il Monte Olimpo e qui non ho trovato un... mi hanno sparato, ma io direi di scappare. Via, vamos. Cioè, non ho trovato un buon pump, raga, clamoroso. No, raga, pure qui c'è sta un team. Aia. Ai, ragazzi. Mi sarei potuto anche fermare per pusharli per vedere se avevano un buon pump, eh. Però proviamo. Ok, ragazzi, siamo quasi arrivati. Dovrebbero essere il team di cui uno dei due c'ha il doppio medaglio. Tra l'altro potrebbero... No, potrebbe essere lui in realtà. No, ragazzi, sto in mezzo a troppi team. Cioè, stanno succedendo troppe cose. E io non ho un buon loot in realtà. Non ho un buon loot. Fermi un attimo. Cioè, che è tutta sta aggressività, oh. Ma che è oggi? C'è oggi impossible proprio. No, non avevo neanche ricaricato il DMR. Io, ragazzi, devo ricordarmi di ricaricare le armi, però. Cioè, così, se no mi complico troppo la vita. Cioè, io stavo andando a pushare con le armi scariche. Dai, su. Dai un buon pump. No, non mi fido di te. Non mi fido. Piuttosto faccio così. Raga, quello giustamente sta con la catena di Ade. Mica scemo. Mamma mia, raga, il DMR quanto faccio schifo. Ok. Ma però vorrei far fuori quell'Antonio, raga, perché... Però il problema, raga... No, dove sono andati? No, è quello col medaglione, secondo me. 71-71. È quello col medaglione, raga. Cioè, palese proprio. Proprio palese. È quello che mi ha laserato prima. Devo stare attento, raga. Devo stare attento. Adesso si è curato totalmente. Raga, come faccio a non prenderla che sta lì ferma quell'Antonia, ok? Con un cecchino sarebbe stato tutto molto più facile. Aia. Raga, sì, sono loro. Ok. Ah, ti stai fermo. Ok. Ok, raga. No, raga, lui c'ha ovviamente i cosi di Cerbero. Quindi è un problema. Allora, però sta ancora scappando così. No, raga, dai! Cioè, mi basta un'ultima hit. Mo tu per tu che gli faccio? Ok, meno male, si è fermato, godo. Ma secondo me non si è fermato apposta, eh. Cioè, che non pensava l'avessi già raggiunto. Allora, ovviamente non voglio prendere questo. Ma raga, facciamo una cosa? Uso tutte le armi mitiche però. Tutte e quattro le armi mitiche dei boss. Tutti i medaglioni. Tutto quanto. Invincibili. Potentissimi. Let's go. Sta calciatrice voleva scappare un pochino troppo comunque, eh. Sta calciatrice voleva scappare davvero un pochino troppo. No, prima mi ha laserato di brutto. Mi stava laserando. Ripeto, era un po' che non facevamo una challenge con tutti i medaglioni, con tutte le cose, bla bla bla. Mi mancava. L'avrei voluto fare appunto con Midoriya, ma va bene lo stesso. Mi vado anche a conquistare l'isola, va? Proprio per fare tutto quanto. Aia. Qualcuno... No. No, regà, il potere dell'acqua è troppo forte. Non ci credo. Sta risalendo? No? No, sta scappando con la macchina, è lui. È lui, regà. Godo! Ma come
l'abbiamo preso, regà? Come l'abbiamo preso? Oh, comunque, ragazzi, mi aveva distrutto col potere dell'acqua. Cioè, davvero incredibile. Mezzo secondo mi ha fatto più danno lui che io che lo stavo mirando col potere con la... il pump mitico di Cerbero. Vabbè. Che tristezza, raga. Ho distrutto la struttura della fontana. Ci sta solo il punto di cattura. È abbastanza triste. Potevano farla indistruttibile, vabbè. No, raga. Ma che fa questo? Quindi non vuole puntare qui. Pensavo... Ah, mo si è fermato. Mo che gli sto sparando si è fermato. Mi potevo fare gli affari miei? Ah, no, no, no. Sta andando giù. Oh, raga, ma come non mi stanno entrando ste hit? Ah, uno. Vabbè. Che poi, tra l'altro, di queste armi non prendo niente, eh. Cioè, non prendo nulla. Oddio, il cecchino sarebbe abbastanza interessante, però... Ne farò a meno. Ormai abbiamo il DMR, andiamo di DMR. Chissà questi dove stavano andando. Oh, eccoli lì. Ah, hanno sparato pure dietro. Vabbè. Ok, raga. No! No, 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 no. Sono due qua. No. Ma dai, è possibile? Non c'avevo lo scatto? Ma? Ma? C'è un'altra ancora. Ok. Mamma mia, raga. Che laserata con la mitraglietta mitica. E arriva l'altro team. Ma gli ho rotto lo shield? Mamma mia. Vabbè, raga, però, cioè, lo sapete, quando state in volo sono inutili. Ma hanno ributtato sull'isola, ragazzi? Sapete che l'unico punto che mi viene in mente in cui possono aver ributtato è proprio l'isola? Oh, madonna mia. Vabbè, andiamo verso la safe, ma... Stanno sparando al Monte Olimpo, ragazzi. Stanno sparando, ok. E comunque siamo ancora 14, non siamo pochi, eh. Raga, qualcun altro ha ripreso i rift. Però io ormai sono venuto a pushare questi. Raga, ma che stanno facendo qui dentro? Sono tipo 28. Guarda, senti. No, vabbè, questi sono tutti bot, raga. Cioè, palesemente. Sì, 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 sono tutti bot. Sì, 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 ok. Ah, questo è andato. Questi altri dove sono, raga? Ma si può spaccare qua? Cioè, nel senso, sotto c'è effettivamente. Ah, sì. Me l'hanno rubato? Me l'hanno tipo rubato. Dov'è l'ultimo? Che forse è l'unico non bot possibile? Non lo so, eh. No, no, ok, vabbè. Bello, bello. E si torna anche da Ares. Cioè, praticamente stiamo tornando dai due boss che abbiamo ucciso noi. Non so se provare a salire qua sopra, se possa essere un bel vantaggio per noi. Oh mio Dio. Sti salti, sti saltelli che fai per sbaglio. E comunque pensavo di avere molte meno kill. Invece stava... Madonna, madonna. Tra l'altro pure qua c'è stato un laghino, eh. L'avevo atterrato, ma inizialmente non me lo dava atterrato. Vabbè. E non pensavo di aver fatto tutte sti kill. Anche perché a un certo punto ho evitato tutti i fight... Cioè, siamo scappati di brutto per evitare di fightare. Non so se andare in realtà, però vabbè, sì, forse ci conviene. Effetto sorpresa. Ah, vabbè, ok, pure questi mi sa che... Ok, come hanno fatto arrivare nel game tutti sti bot? Ma poi perché si stanno agglomerando tutti nei punti questi qui dei boss? Ok, siamo rimasti due team. Quindi sono io contro un duo. Una duo. Che potrebbe essere la duo di quelli che hanno rebuttato prima. Anzi, sono... Oh, eccoli. Ma che non mi hanno visto? Mannaggia a me che ho voluto continuare ad usare gli MR. Mannaggia a me che ho voluto continuare a usare il DMR. Mamma mia, che laserata della mitraglietta, raga. Mamma mia, ragazzi, che laserata. No, non c'avevo la corona, è vero. Ma nessuno me l'ha lasciata. Era una partita con gente senza corona, rip. Vabbè, comunque anche in lobby c'è rimasta lei. Non lo so, ragazzi. Ormai le random skin challenge sono totalmente rotte e continuano ad esserlo sempre di più. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace per supportarle comunque, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, ma soprattutto di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato al negozio oggetti di Fortnite. Fondamentale per supportarmi. Lo sapete, ogni due settimane il codice scade e quindi poi lo dovreste reinserire. Per me è tutto. Ci ritroviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao, ragazzuoli!